Due panchine a Sassari, sì, sono contento che tutte e due allenano due ottime squadre. E poi, come hai detto tu, due ex compagni, compari anche, quindi è bello averli visti dietro una panchina contro. Udasi sì, me l'aspettavo perché l'ho avuto nelle categorie minori, ho visto come lavorava e poi so com'è il suo carattere, quindi non avevo dubbi che lui facesse bene. E secondo me potrebbe aspirare anche a altre categorie molto più importanti. Per me la Torres è stata la mia vita praticamente. Vederla in queste situazioni molto mi dà fastidio. Poi soprattutto perché c'è Marco Sanna che è un mio carissimo amico e dispiace che sta trovando tutte queste difficoltà in questo campionato. E avendo un progetto serio, secondo me a Sassari si potrebbe fare delle belle cose. È che ci devono essere dei progetti e credere in quello che si fa. Non tanto per fare. La squadra di Sassari è sempre la Torres, a prescindere, però dico, il latte dolce è da più di 10 anni che lavoro da un settore giovanile, che penso che questo deve essere la base per il calcio, la base soprattutto anche per la Torres da dove deve ripartire. Se si riparte da un settore giovanile e da un progetto dove ogni anno si cresce, allora si possono avere dei risultati. E do merito a Latte Dolce che sta facendo tutto questo e secondo me i risultati non vengono così per caso. L'ultimo è stato 2 anni fa che sono arrivato a dicembre, che c'era una situazione drammatica, solo un matto come me poteva accettare. Comunque ho accettato questa sfida. Ci stavo quasi per riuscire all'ultima giornata di salvarmi, è che purtroppo tanti episodi, tante cose negative, purtroppo l'ultima giornata siamo retrocessi. E questo secondo me è l'unico rammarico che ho avuto della mia carriera, poi retrocedere soprattutto a casa mia. Penso sia la cosa più brutta. Volevo continuare, però poi ci sono state delle scelte societarie che non mi hanno permesso di continuare con questa maglia e finire con questa maglia. E quindi ho scelto di andare a divertirmi in altre categorie, come sto facendo. Dove vado mi apprezzano e questo per me è già una cosa molto, molto bella e quindi sono contento della scelta che ho fatto. È stato un anno fantastico, soprattutto sia per noi giocatori che anche per la città. Perché ha vissuto un anno, un sogno praticamente, avevamo proprio un passo dalla Serie B e poi è stato svanito perché c'erano tantissimi problemi a livello economico di società e quindi è stato un peccato quell'anno lì non essere riusciti ad andare in Serie B, anche perché quell'anno lì poi c'erano squadre come la Juve, il Bologna, il Genoa, il Napoli, sarebbe stato un campionato stupendo, surreale, bellissima. Venivo dalla C2, quindi per me vedere un altro totalmente tipo di calcio, per me è stato un anno di ambientamento difficile, anche se devo dire che i miei spazi me li sono tolti. Per me era un anno, doveva essere un anno di crescita e quindi ho giocato, penso, abbastanza, dai. E che, come ti ho detto, c'erano tante difficoltà. Che uno dalla C2 alla Serie A non è così tanto semplice, poi soprattutto in quegli anni lì dove c'erano grandissimi campioni, che ci sono tantissime televisioni e radio che parlano sempre della Roma, tantissima gente che ti ferma in mezzo alla strada, in qualsiasi posto dove ti vedo e ti ferma e quindi non hai mai la testa sempre libera. E quindi anche secondo me questo è dovuto al fatto che non sempre riesce a vincere. Ma quando ero fuori la prima cosa che chiedevo la domenica cosa aveva fatto la Torres. Per me, infatti ecco perché sono andato via, sono ritornato diverse volte, perché per me la Torres, come ho detto già tante volte, era come la Real Madrid o la Juve in Italia. Sì, no, lì era una settimana in ritiro con loro, erano tutta l'estate che mi chiamavano, io aspettavo il ripescaggio della Torres che aveva fatto il loro Petrucci e loro mi chiamavano sempre, poi alla fine mi avevano detto che quasi sicuramente non la iscrivevano e quindi decisi di partire in quella settimana. Mentre rientriamo dal fine del ritiro,
mi arriva la chiamata, guarda Alessandro che noi ti vogliamo, vieni che parliamo, ma io ho dato già la parola lì, la notte ci pensai bene e poi chiamai Goveani e gli avevo detto che non sarei più andato lì, che avevi firmato con la Torres. E lui la prese malissimo, che mi disse che io ero un pagliaccio, che non un sardo, che uno che i sardi non davano una parola, era quella. Io gli avevo detto che per me la Torres era tutto. E lui purtroppo non capì e quindi era successo tutta questa polemica che per me non esisteva. E quindi quando sono andato lì a Nuoro, giustamente tutta la gente se l'aveva presa con me. Ma purtroppo, come ti ho detto, io avevo già indossato questa maglia per già tanti anni. Per me era una cosa bella ritornare ancora una volta, che poi era dopo il 2005-2006.